Allora, dal disegno tradizionale al disegno digitale cosa cambia? Ma sicuramente ti dà delle possibilità in più. Sicuramente è più veloce per quanto riguarda la realizzazione degli sketch della fase iniziale e diciamo che per quello che riguarda la mia esperienza posso dire che se sei un bravo disegnatore tradizionale sicuramente sei avvantaggiato col digitale, perché ti permette di fare degli effetti molto belli e per quello che mi riguarda solo i tempi, devo dire i tempi sono molto più stretti e poi a me piace molto, ci lavoro tantissimo. Definizione di storyboard per me è raccontare per immagini un po' come il fumetto, con la differenza che mi dà la possibilità di immaginare i movimenti di camera, e i movimenti degli attori, quindi mi dà proprio la possibilità di immaginare la sequenza e di tradurla poi su carta. E fondamentalmente è un racconto per immagini in movimento, se vogliamo. Leggendo uno storyboard si capisce perfettamente come verrà la scena. Un consiglio a un aspirante disegnatore: tanta pratica, applicazione e soprattutto disegnare le cose che vengono peggio. Cioè, se una cosa non si è capace a disegnarla, bisogna disegnare soprattutto quella, per cui è tanta prospettiva.